trying to get it like me. Can't get it like me, trying to get it like me. Bella gente, sono Ruzzo, oggi sono sul canale di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi ragazzi sono qui a presentarvi la player review di Ross McCormack Team of the Season, che è uscito venerdì sera in occasione del Team of the Season dei Most Consistent But Never In Form, cioè quei giocatori che hanno disputato una stagione davvero ottima, che però purtroppo non hanno ricevuto nessuna carta in form. Allora ragazzi, possiamo subito cominciare questa player review di questo giocatore del Fulham, questo giocatore scozzese. Quindi capite bene già da questo binomio che è un giocatore difficile da mettere in una squadra. Però ragazzi, andiamo ad analizzare subito le statistiche sulla carta. Allora, innanzitutto ha un 83 di overall generale, poi ha 80 di velocità, 87 di tiro, 81 in passaggio, 84 in dribbling, 35 in difesa e 78 in fisico. È alto 1,75, come work rate ha alto medio, che per un attaccante secondo me è l'ideale, e poi ragazzi ha 4 di piede debole e 3 di mosse abilità. E allora, partiamo subito dalla velocità, che nel complesso diciamo che mi è abbastanza piaciuta. Però l'unica pecca, che poi alla fine è l'unica pecca di questo giocatore ragazzi, è l'accelerazione. Perché questo giocatore quando fa il primo passo è davvero impeccabile, però quando si tratta di accelerare, andare verso la porta avversaria in campo aperto, fa davvero molta fatica. Quindi ragazzi, ho messo l'accelerazione tra i contro. Però diciamo che nel complesso la velocità mi è abbastanza piaciuta. Poi ragazzi, il dribbling è di 84, che si divide in 85 di agilità, che aiuta davvero molto la velocità. Equilibrio di 92, ottima statistica. 84 di riflessi, 85 di controllo palla e infine 81 in dribbling. Adesso passiamo ragazzi al tiro. Il tiro è il pro per eccellenza, infatti ha una statistica davvero alta di 87 e si divide in 92 di piazzamento, 87 di finalizzazione, 91 di potenza tiro, 84 di long shot, 81 di tiro al volo e infine 85 di rigore. Allora, nel complesso ragazzi, il tiro è qualcosa di bestiale. Qui però dice che la potenza tiro è di 91, è realmente così, però ragazzi mi sono trovato meglio con i tiri a giro. Quindi ragazzi, io vi consiglio, quando arrivate al tu per tu col portiere, tirate a giro perché non ne sbaglia uno. Invece se tirate di potenza magari avrete qualche problema, però invece se siete dalla distanza vi consiglio di tirare di potenza, perché da lontano ragazzi tira veramente delle mine allucinanti e il portiere in quel caso non può fare nulla, non la potrà mai bloccare. Passiamo adesso alla difesa. Vabbè, ovviamente non possiamo dire tantissime cose sulla difesa, ovviamente perché è un attaccante. Posso solo dirvi che ha 77 di precisione di testa, che per essere un giocatore alto 1,75 è piuttosto buono. Passiamo adesso ai passaggi di questo giocatore, che sinceramente mi hanno sorpreso veramente tanto. E per essere ragazzi McCormack un finalizzatore e avere 81 di passaggio è davvero tanta tanta roba. Allora, questo 81 però diciamo che si divide in 84 di visione, 79 di cross, che adesso vi andrò a parlare specificatamente di questa caratteristica, perché mi ha colpito davvero molto. E poi 86 di precisione su punizione, 81 di passaggi corti, 74 di passaggi lunghi e 81 di effetto. Allora, la visione è pazzesca, perché soprattutto se giocate in coppia, cioè con due attaccanti, cioè riesce a vedere l'altro attaccante in maniera impressionante. Quindi davvero un'ottima ottima statistica. Stessa cosa il cross, vi avevo anticipato prima che volevo parlare un attimo del cross. Allora, il cross è davvero una statistica strepitosa, anche se qui sulla carta c'è scritto solo 79,
dovete immaginarlo come un 90, perché fa quei cross che cantano. Adesso non so se ne ho registrati tanti, comunque ho fatto fare davvero tantissimi gol ad Abel Hernandez, davvero, facendo dei cross veramente a pennello, mettendo la palla sulla testa o in qualsiasi modo, in pratica l'ho fatto in pratica segnare. Quindi ragazzi, il cross è qualcosa di bestiale che mi è piaciuto veramente tanto, e niente, volevo solo, diciamo, mettere i puntini su lei e dirvi che il cross era qualcosa che mi aveva impressionato in particolar modo. Poi 86 di precisione su punizione, non ho fatto tantissime punizioni con lui, quindi non posso dirvi in realtà se è una caratteristica buona o no. Poi passaggi corti, vabbè, sono buoni, ma diciamo li sanno fare più o meno tutti. Passaggi lunghi sinceramente non li ho provati più di tanto. E poi 81 di effetto. Poi passiamo ragazzi al fisico che diciamo mi è piaciuto, però allo stesso tempo no. Cioè è una caratteristica che non è tanto rilevante, perché è un giocatore ragazzi alto 1,75, un giocatore gracile, quindi ragazzi non ha tutta questa forza fisica, quindi il fisico diciamo che per quel diciamo per la statura che ha è piuttosto buona, però non mi va di metterla tra i pro, né tra i pro né tra i contro. Quindi ragazzi sinceramente non ho messo questa statistica in nessuna delle due parti. In conclusione, ho messo come pro l'agilità, il tiro, il passaggio e il posizionamento, mentre tra i contro ho messo solo l'accelerazione. Quindi il voto finale ragazzi gli ho dato un bel 9, anche perché è un giocatore che costa poco, però mi ha sorpreso veramente tanto, quindi ragazzi io vi straconsiglio appunto di provarlo. Ovviamente, come ho detto nella scorsa review, ogni sensazione che ho avuto con questo giocatore è una cosa personale, quindi se magari voi proverete questo giocatore potrete riscontrare delle cose diverse da quelle che ho riscontrato io. Quindi ragazzi, questa play review è terminata, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale di UTFI, e niente, trovate tutti i link in descrizione, e noi ragazzi ci sentiamo in un prossimo video. Bella gente!